Ciao, mi chiamo Salvatore, sono di Siracusa, ma vivo a Padova e ho 44 anni. Sono un operatore sociosanitario nella vita. Che dire, la mia esperienza con SOS Turismo Dentale è cominciata circa un anno e mezzo fa. Sinceramente, come tanti, sono arrivato qua la prima volta che ero un po' alla cieca, perché a parte qualche testimonianza di qualcuno, ma non sapevo tanto della clinica, quindi è stato un po' sì, un fidarmi venire qua. E a distanza di un anno e mezzo, quello che posso dire è che mi sono trovato proprio bene, ma sia al lavoro, a livello di come sono stato accolto, delle persone che ti seguono, ma soprattutto sul lavoro che mi è stato fatto. Cioè, io ieri ho finito il mio lavoro sui denti, sono rimasto proprio. Non lo so, non l'avevo mai vista una roba del genere. Infatti ieri ne ho parlato con altri e dicevo, come si chiama il dottore, quello con i capelli ricci, rossi? Adrian. Mi sono rimasto proprio, non lo so, cioè 2 giorni un lavoro proprio certo sì, non stava là. Cioè ho finito il lavoro che, a parte che mi sento rinato, perché proprio ricominciare a masticare bene, non avere dolori alle gengive. E sì, mi ha colpito tanto la professionalità che ho trovato e l'accoglienza. È stato un po', sai, vai all'estero, tu arrivi dall'Italia, non conosci nessuno, non conosci la lingua, chissà cosa pensi che ti aspetta. Invece arrivi qua, trovi, sì, quasi una famiglia, perché l'accoglienza è proprio quella. C'è gente che ti segue, gente che ti indirizza nei momenti liberi dove uscire, che ti organizza le vacanze che non dimenticherò mai, perché mi sono proprio divertito. E conosce gente nuova, quindi dico a livello proprio umano c'è stato questo di rapporto e la professionalità dei dottori che è stata qualcosa di. Non ho chissà quale grande problema ai denti, però ho trovato dei dottori proprio professionali. Quindi tu c'hai questa parte in cui si ride e si scherza, ma quando si lavora proprio vedi la professionalità dei medici. Io sono rimasto proprio colpito tanto, quindi lo consiglio di venire. Infatti, non perdo occasione di dirlo, pure ai miei colleghi al lavoro, perché poi se senti preventivi in Italia e vedi quello che spendi qua, ti rendi conto che c'è un abisso. E questo non toglie la cosa più importante, che non è che dici vai qua in Moldavia e spendi di meno, ma c'è un lavoro che qualitativamente è inferiore. No, perché ho confrontato i preventivi, ho fatto vedere i materiali usati in giro in Italia dappertutto. Vengono usati materiali di prima qualità, c'hai le tue garanzie, quindi voglio dire, è proprio una questione risparmi con lavori che non so in Italia neanche se sarei riuscito a fare, sinceramente. Ecco, questa è la mia esperienza qua. Grazie.